Benvenuti a Economia Dialoghi sull'impresa, la comunicazione economica di Rete 8 Confindustria anche di Pescara. Dedichiamo i 30 minuti della puntata odierna alla Open Innovation, che è un approccio adottato sempre più dalle aziende. Da un report, quello 2021, dell'osservatorio Startup Intelligence, si evince che l'81% delle grandi aziende adotta questo modello, mentre il 41% è rappresentato dalle PMI. Di queste dinamiche parliamo nel corso della nostra trasmissione con gli ospiti che sto per presentarvi. Do il benvenuto in collegamento all'ingegnera Alessandra Lukács, che è direttore dell'Osservatorio Digital Transformation Academy e Startup Intelligence del Politecnico di Milano. Buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Sempre in collegamento abbiamo Massimiliano Iocco, che è delegato di Confindustria Chieti Pescara per la Industria 4.0 e General Manager di Iocco SRL. Buonasera e grazie tante per l'invito. In studio abbiamo Lorenzo Di Berardino, che è il CEO di Apio. Buonasera, grazie per l'invito. Bene, fatte le presentazioni, passiamo all'argomento della innovazione aperta e la prima domanda la porrò all'ingegnere in collegamento, che ha una esperienza di 11 anni nella direzione di sistemi informativi di importanti gruppi multinazionali e dal 2003 collabora con la School of Management del Politecnico di Milano. La prima domanda è doverosa: che cos'è la Open Innovation? In termini di percentuali qualcosa abbiamo già accennato, ma forse è utile entrare ancora di più nel merito di questa tematica, che non è tanto conosciuta ai più. Prego, a lei la parola. Sì, grazie. Sì, cosa intendiamo per Open Innovation? Giusto due parole. Si tratta di un approccio all'innovazione teorizzato a cominciare dal 2003 dal professor Henry Chesbrough, che prevede che le imprese, per migliorare la propria capacità di fare innovazione, non debbano basarsi solo sugli asset, le competenze e le idee all'interno dei propri confini aziendali, ma debbano guardare anche fuori da questi confini e allo stesso modo debbano trovare nuovi percorsi anche esterni per raggiungere i mercati. Ecco, in un periodo di crisi, di instabilità come quello che ormai lungamente stiamo vivendo, la capacità di fare innovazione diventa un requisito fondamentale per sopravvivere nei mercati dinamici. Di questo ci occupiamo nell'Osservatorio Startup Intelligence, dove lavoriamo con una serie di imprese attraverso attività di sensibilizzazione su questo approccio all'innovazione, ma anche scouting di startup proprio per migliorare la propria capacità di innovazione. Ecco, come si fa Open Innovation? Secondo la teoria esistono due modalità. Una cosiddetta inbound, cioè guardare fuori dai confini e portare all'interno risorse, asset, competenze e sviluppare internamente poi l'innovazione integrando questi beni colti dall'esterno. Una seconda invece modalità è definita outbound, ovvero spesso le imprese hanno delle buone idee, ma non riescono a svilupparle internamente perché non sono coerenti con il business, perché ci sono dei vincoli, magari anche geografici, e quindi in questi casi è bene tentare appunto dei canali esterni per sviluppare questa innovazione, ad esempio con delle joint venture, degli spin-off o la vendita di brevetti. Mentre invece la modalità inbound che ho descritto prima si traduce nella collaborazione con università, la collaborazione con startup, il lancio di concorsi per raccogliere appunto buone soluzioni dall'esterno. I numeri li abbiamo
abbiamo visti, sono numeri interessanti, un fenomeno crescente nel nostro paese, soprattutto nelle grandi imprese, dove i numeri ci dicono che quasi tutte le grandi imprese, quindi con più di 250 dipendenti, praticano l'open innovation, ma anche le PMI fanno la loro parte. D'altra parte noi con le nostre ricerche raccogliamo un dato, come dire, strutturato, ma siamo certi che a livello non strutturato molte più PMI adottino questo approccio. Si tratta in qualche modo di imitare un po' quello che fanno le startup con il loro DNA agile e veloce e quindi evitare così di scoprire l'acqua calda anche quando si parla di innovazione. La ringrazio. Dottor Liocco, a lei adesso la parola. Qual è la sua esperienza? Come riesce ad interpretare questo dialogo tra esterno e interno? Che cosa ci può dire al riguardo? Prego. Allora, un cenno storico per far capire da dove partiamo e come abbiamo sviluppato queste capacità. Noi partiamo in realtà dal 2010. Siamo di fatto sviluppatori di soluzioni destinate ad aziende manufatturiere. Lavoriamo nel comparto della General Industry, ma il nostro focus è orientato sulla produzione delle vetrature auto ad alto contenuto tecnologico. È un percorso che parte da lontano. In realtà già nel 2013-2014 furono stabilite 4 partnership con società italiane. Queste partnership condividevano un progetto comune dal nome 4x4.0, proprio perché eravamo 4 società a raccoglierci sotto questo progetto, e grazie a questo progetto siamo riusciti non solo ad amplificare quella che era l'azione commerciale dell'azienda a livello globale, e quindi il nome della Liocco è stato portato a livelli di presenza su quasi tutti i glassmaker mondiali, ma siamo anche riusciti a prendere quegli spunti che ci hanno permesso poi di comprendere e capire quali erano le tecnologie che dovevamo portare avanti e migliorare. In realtà stavamo effettuando un'operazione di open innovation, anche se all'epoca non era ancora praticata in maniera diffusa come materia, ma di fatto era quella che si stava rappresentando. Ad oggi, grazie a questo primo progetto di open innovation portato avanti, siamo conosciuti da quasi tutti i clienti multinazionali produttori di vetro auto, e di fatto il nostro turnover ad oggi è totalmente concentrato al 100% in export. La buona pratica acquisita durante quel periodo ci ha permesso anche di superare in maniera molto ma molto brillante il primo periodo di lockdown, che imprese come la Liocco, che lavorano soprattutto in export, penalizzate da la non facile, per non dire impossibile, movimentazione, no? Siamo riusciti a fare cosa? Abbiamo concepito un nuovo progetto, un progetto da svilupparsi in quel periodo, era un progetto teso a rispondere a quelle che erano le direttive comunitarie, quindi abbiamo preso un nostro macchinario particolare nel suo processo tecnologico e l'abbiamo reso abile a produrre tutte quelle vetrature destinate alle vetture a trazione elettrificata. Abbiamo anche sviluppato, in quel periodo abbiamo realizzato delle nuove partnership per cercare di aiutarci nel concepimento di questa nuova tecnologia. E al lancio sul mercato, dopo diversi mesi, diversi ordinativi sono stati ricevuti e da lì si è resa necessaria un'ulteriore partnership per potenziare quello che era lo sviluppo di questa tecnologia. E ci troviamo di fatto in una seconda operazione di open innovation. Oltre a usufruire dei nostri tecnici interni, siamo andati ad appoggiarci a delle entità esterne per riuscire a velocizzare il processo di industrializzazione. Concludendo, dico questo: dall'esperienza passata abbiamo notato che tanto più si va a consolidare la pratica di open innovation all'interno di un'azienda, tanto più aumenta la possibilità di competere in un mercato sempre più competitivo, è sempre più esigente e sempre più globalizzato. L'unico modo è quello di riuscire, tramite questa contaminazione tra l'interno e l'esterno, a rendere più performanti
e in linea con le attese del mercato i prodotti che vengono sviluppati. Bene, grazie per questo contributo. Veniamo qui in studio per raccogliere adesso la testimonianza del ingegner Di Berardino, che è esponente di una giovane realtà molto innovativa. Prego. Allora, noi abbiamo una buona esperienza nell'Open Innovation, diciamo che ci siamo quasi nati nell'Open Innovation, essendo startup nel 2014 e facendo, diciamo, trattando di tecnologie altamente innovative. È stato quasi uno sbocco naturale quello di cadere, diciamo, nell'innovazione aperta. Tant'è che addirittura per un paio di anni dal lancio della startup avevamo come mission quella di rispondere a tutte le call di Open Innovation che c'erano in giro. Quindi, lo diceva prima la dottoressa, fondamentalmente le grandi aziende vanno alla ricerca di competenze innovative aprendo delle chiamate diciamo di raccolta di idee innovative, fanno poi una selezione e i migliori progetti vengono in qualche modo sviluppati o almeno prototipati. In particolare un'esperienza tra le tante che abbiamo avuto è stato molto piacevole sviluppare un progetto dal nome Prosumer Chain a Roma con una grande azienda, con tre grandi aziende, in quel caso erano Acea, Indra e Cisco. Questo progetto fondamentalmente ha avuto uno sbocco di altissimo livello perché è passato per una fase di POC, quindi prototipale, in cui in qualche modo abbiamo dimostrato alle aziende stesse che quello di cui parlavamo, l'innovazione che proponevamo di portare in campo, era effettivamente attuabile. Successivamente questo progetto ha avuto uno scale up, cioè si è passati da una fase prototipale a una fase di industrializzazione in qualche modo, per cui le aziende che partecipavano al progetto di Open Innovation hanno deciso di implementare effettivamente nei loro processi il risultato del progetto stesso e successivamente questo progetto è diventato un progetto finanziato dall'Unione Europea, quindi un Horizon 2020 che ha visto la partecipazione di 12 partner internazionali, tra cui Siemens Engineering, Acea stessa, quindi nomi molto importanti, finanziato per circa 10 milioni di euro. È diventato un progetto che tuttora è in campo, che si sta sviluppando e che ha dato a tutti grandi soddisfazioni, sia alle big corporate, alle grandi aziende, ma anche alle piccole aziende come la nostra, come Apio, perché ha appunto dato un'opportunità, l'opportunità di presidiare alcuni tavoli, l'opportunità di in qualche modo affermarsi come vettore innovativo, e da lì si è attivato un volano che ci ha portato a fare altre esperienze di questo tipo, ma anche ad avere dei prodotti che risultavano da questo, che erano risultanti da questo progetto, tant'è che in ultimo abbiamo brevettato la tecnologia insieme ad Acea, quindi una startup che co-brevetta una tecnologia con una grandissima azienda, Acea ed Indra, e ad oggi questo brevetto è un brevetto europeo. Quindi è stata per noi una grande esperienza quella dell'Open Innovation, in questo caso un'esperienza particolare, ma ne abbiamo fatte tante altre che più o meno hanno avuto lo stesso fil rouge, quindi lo stesso percorso. Complimenti, complimenti. Grazie. Un bellissimo esempio. Ingegner Lux, lei ci può dare, visto che appunto presiede un osservatorio molto importante, altri esempi di buone prassi più o meno sullo stesso filone di quanto abbiamo ascoltato qui in studio? Sì, assolutamente, casi nazionali non mancano. Intanto saluto l'ingegner De Berardino che ha lavorato con noi nello Startup Intelligence nel 2019 e volevo anche unirmi, insomma, alle parole dell'ingegner Iocco, proprio perché, come dicevamo, l'Open Innovation può veramente essere una risorsa per le PMI. È molto vicina anche alla cultura dei distretti industriali, per noi è molto, molto importante, e veramente le PM, soprattutto le PMI, attraverso l'Open Innovation possono avvicinarsi a grandi imprese e quindi migliorare la propria posizione competitiva e quindi anche la loro crescita economica. Certo,
Fare open innovation, però perché non la fanno tutti, se è una chiave di volta? Perché naturalmente per fare open innovation è necessario anche predisporre i propri processi interni, soprattutto quelli di supporto, l'area amministrativa, gli acquisti, ma anche la direzione sistemi informativi, per essere in grado di integrare velocemente, diciamo, queste soluzioni esterne. Ecco quindi che questa predisposizione a volte è un po' l'ostacolo. Allora, venendo ai casi, ne abbiamo di anche molto famosi, ad esempio Esselunga, la grande catena distributiva che già nel 2017 ha integrato i servizi di Satispay per avere una soluzione di pagamento mobile per i propri clienti. Per Esselunga sarebbe stato troppo complesso sviluppare internamente e anche troppo lungo sviluppare internamente questa soluzione, e quindi è stata acquisita la soluzione di Satispay. Un altro caso interessante più nel mondo industriale è quello di Iseo Serrature, che intorno al 2018 si è avvicinato alla startup Sofialox proprio per entrare nel mondo delle serrature elettroniche. Iseo Serrature non aveva nessuna competenza di elettronica e d'altra parte Sofialox nessuna di meccanica, ma naturalmente hanno cercato di integrarsi, e tra l'altro Iseo Serrature ha fatto un passo molto intelligente, quindi ha iniziato a integrare gli sviluppatori di Sofialox da subito, anche facendoli lavorare su cose che non c'entravano nulla sulle serrature elettroniche, ma giusto per finanziare la startup, e li ha anche integrati proprio nei giri a visita ai propri clienti in modo da entrare subito nelle problematiche. Ed è una notizia dello scorso anno, proprio dell'acquisizione di Sofialox da parte di Iseo Serrature. E poi possiamo citare Campari con Tannico, Poste con Milkman e Money Farm, e anche il caso interessante di Edison Risolve. Edison, la grande produttrice di energia, volendo diversificare il proprio business, entrare in nuovi mercati, offrire una gamma di servizi ai propri utenti e non solo, ha creato questa piattaforma Edison Risolve, in cui aggrega attraverso una serie di startup una moltitudine di servizi, dalla manutenzione della casa, la pulizia, il lavaggio dell'auto, la manutenzione del computer, ma proprio utilizzando servizi di startup già sul mercato. Poi abbiamo ad esempio il contest di Leonardo, è un contest periodico, un concorso periodico, una call for ideas che si chiama Solvers Wanted, cioè cerchiamo risolutori, proprio per cogliere sul mercato le soluzioni migliori su diversi ambiti che Leonardo alterna nel tempo. Per quanto riguarda invece quella che abbiamo definito outbound open innovation, vorrei citare il caso dell'ex SisalPay. Sisal ha nel tempo lanciato una serie di servizi nel mondo dei pagamenti, partendo tantissimi anni fa col pagamento delle bollette nelle tabaccherie, e ha esteso chiaramente questo stream, questo business, anche facendo dello scouting di startup e lavorando anche con startup come MyCicero per il pagamento dei parcheggi, ad esempio, e strada facendo si è reso conto che questo business andava scorporato in una sorta di spin-off. Spin-off che oggi è Money, e che integra al suo interno anche tutta la collaborazione con Banca Intesa per la famosa Banca 5, la banca delle ricevitorie. Ecco, quindi i casi, insomma, potrei andare avanti molto, ma il mio tempo è scaduto. In Italia veramente non mancano, e fortunatamente, dico solo questo, quest'anno il mercato dell'equity delle startup ha fatto finalmente il salto, abbiamo superato abbondantemente 1 miliardo di euro raccolti in equity, abbiamo superato 1,4 miliardi, quindi avvicinandoci ai numeri, insomma, dei nostri cugini europei, che, insomma, ci dà coraggio. Interessantissimo, molto, molto interessante. Ingegner Iocco, abbiamo ascoltato quanto sia importante, no, essere in collegamento, aprirsi, avere le antenne puntate, no, per vedere quali sono le varie innovazioni. E dal suo punto di vista, in qualità di delegato di Confindustria Chieti Pescara per l'industria 4.0, che cosa ci può dire, come state lavorando e poi come si riescono a reperire, appunto, i partners? Prego. Allora, oltre che come delegato all'industria 4.0 posso portare ad esempio l'esperienza diretta della Iocco. Grazie al consorzio Abside costituito da Confindustria Chieti Pescara, Teramo, Federmanager Abruzzo Molise, Camera di Commercio Chieti Pescara,
oltre alla partecipazione di tutti gli atenei abruzzesi, vede anche importanti partner come il Fraunhofer, uno dei primi enti di ricerca a livello europeo, e Artes 4.0. Questa si è resa possibile la realizzazione, grazie ad Abside, di un laboratorio multidisciplinare dove la IOCCO ha potuto amplificare quelle che erano le potenzialità in termini di sviluppo di una domanda crescente su determinati prodotti. All'interno di questo laboratorio, che attualmente risiede in Confindustria Chieti Pescara, intervengono varie competenze e supportano i nostri uffici, affiancati dai nostri uffici tecnici, riescono a realizzare questi prodotti abbastanza innovativi. Dove stiamo lavorando anche? Stiamo lavorando come Abside alla realizzazione di un competence center. Il modello a cui ci ispiriamo è l'Arena del Fraunhofer. Lì dovrebbero, lì devono e saranno presenti tutte quelle tecnologie abilitanti tale da generare la contaminazione, è destinato a chi? Alle micro, piccole e medie imprese che hanno necessità di innovare. Questo competence center è stato già definito come allocazione all'interno dei reparti della Famecanica e ha raccolto già consenso da parte di aziende presenti sul territorio, multinazionali e di piccole e medie imprese. Oltre a dislocare i propri dispositivi, e parliamo di robotica, sistemi di visione artificiali, parliamo di realtà aumentata, digital twin, movimentazione e logistica, già abbiamo raccolto l'interesse da parte di diversi brand multinazionali a portare queste tecnologie all'interno di questo competence center in maniera tale da rendere possibile la formazione, l'informazione e la formazione su questi sistemi innovativi, tale da permettere a noi aziende, piccole e medie imprese, di fruire in maniera immediata di questi dispositivi. Bene, abbiamo ascoltato, torniamo qui in studio, ingegner Di Berardino, abbiamo ascoltato appunto che c'è tanta linfa, c'è tanto fervore intorno a questo tipo di approccio. Il vostro, Apio, ha come payoff, come frase motivatrice, humanity first. Sì. Ce la spiega? Allora, ci provo in tre minuti, diciamo, a volte è un concetto molto profondo, quindi non è facilissimo spiegarlo in tre minuti. Allora, Humanity First intanto pone effettivamente un accento a quella che è l'umanità in generale, quindi all'essere umano, e possiamo declinarlo al concetto di industria 4.0, dove vediamo le macchine che in qualche modo vanno sempre più ad automatizzare, quindi a sostituire il lavoro dell'uomo, ma in realtà c'è una contrapposizione di nuove competenze che invece le persone possono sviluppare. Ma il concetto è molto più profondo, perché siamo convinti che bisogna integrare in questo secolo le materie umanistiche con quelle scientifiche, sempre di più, sempre in maniera più profonda, al punto da non poterle più considerare due materie distinte, ma sono l'una la compensazione dell'altro. E da qui nasce un po' tutta la filosofia che c'è dietro e che traina Apio. Apio ha un modello di business, diciamo, abbastanza innovativo. Noi, per dirla semplice, per mestiere costruiamo nuove aziende. E lo facciamo partendo dai needs, dalle esigenze di innovazione che hanno le grandi aziende. Quindi fondamentalmente facciamo una partnership con grandi aziende che vengono da noi a dirci che hanno un bisogno di innovare, noi risolviamo quel problema, innoviamo, ma nello stesso tempo pensiamo quella soluzione non solo per quell'azienda, ma per tutte le altre che potrebbero avere lo stesso problema. E questo viene fatto in partnership con l'azienda stessa, quindi la grande azienda sa del nostro modo di operare e a volte si rivolge a noi perché è anche una differenziazione di mercato per lei, cioè io risolvo un problema che ho internamente, ma allo stesso tempo vado a vendere la soluzione che ho trovato, se vogliamo, anche a miei competitor oppure su altri perimetri di mercato che non competono con me ma che hanno lo stesso problema. Per cui c'è bisogno di un commitment molto importante da parte di tutti i ragazzi che compongono il team. E questo, secondo noi, è ottenibile solo attraverso il coinvolgimento pieno
della persona che deve sposare quel progetto. E quindi diciamo, qui incontriamo il concetto di mettere l'amore in ciò che si fa, di mettere l'anima in ciò che si fa. E quindi siamo convinti, e da qui chiudo con Humanity First di nuovo, siamo convinti che l'unico modo che c'è per creare veramente innovazione, cioè qualcosa che prima non c'era e oggi c'è, o qualcosa che anche c'era prima ma oggi si guarda in maniera completamente diversa, è di mettere l'anima in ciò che si realizza. E da qui Humanity First, che è un fil rouge che avvolge un po' tutto quello che facciamo in Apio. Ad esempio cerchiamo di pesare la nostra crescita non solo in base al profitto, qui gli investitori mi vorranno male, però cerchiamo di pesare la nostra crescita in base al numero di famiglie che nascono all'interno della nostra società. Quindi quante persone hanno potuto prendere un mutuo e comprare casa, hanno potuto fare famiglia, hanno potuto realizzare i propri sogni, formarsi, ricevere un master. Queste sono metriche che noi mettiamo sopra il profitto. Il profitto per noi è solo un mezzo per permettere a chiunque faccia parte del team di realizzare dei chiari obiettivi personali. E perché crediamo che in fondo è quello lo scopo di un'impresa, non fare profitto, ma cambiare le cose. Si possono cambiare le cose in grande, ma anche nel piccolo, in ciascun componente dell'impresa, e poi alla fine ci si gira e magari ci si rende conto che si è cambiati le cose in grande. Quindi è un po' questo quello che c'è dietro. Ora ho capito perché ha detto che era un concetto molto profondo, effettivamente lo è ed è un concetto veramente, veramente bello. Mi chiedevo una cosa mentre l'ascoltavo con molta attenzione. Lei ha detto che le grandi aziende riescono ad interfacciarsi con voi. Come queste grandi aziende, questi grandi players riescono a essere al corrente di quello che fate? Allora, solitamente sono loro che in qualche modo alzano la voce e cercano di strillare a tutti attraverso internet, attraverso i canali, che hanno bisogno di un'innovazione. Per cui solitamente nel gergo si dice si pubblica una call di Open Innovation e noi rispondiamo a queste call. È pur vero che avendo oggi uno storico importante, il nostro primo cliente è ancora il nostro cliente, per cui questo nostro approccio crea un rapporto duraturo nel tempo con i nostri clienti e il passaparola corre velocemente, per cui oggi fortunatamente non dobbiamo più solo rispondere a call, ma addirittura queste grandi aziende ci conoscono, hanno apprezzato la case history che abbiamo creato in precedenza e quindi sono loro ad associare all'innovazione la parola Apio, e questo è un grande successo per noi. Direi, complimenti ancora nuovamente. Ingegner Laksh, abbiamo ascoltato qui in studio questa bella testimonianza, quindi da una parte la tecnologia, dall'altra parte l'uomo, quindi tecnologia umana. È d'accordo con questo concetto? Non solo sono d'accordo, ma mi sono segnata gli indicatori che ha enunciato Lorenzo e penso che li applicherò anche nella nostra organizzazione, visto che mi occupo anche in parte di HR, bravissimo. Sì, mi preme sottolineare, anche ascoltando le parole veramente dell'ingegnere De Berardino, come le start-up siano veramente linfa per il nostro paese in termini proprio di ricerca e sviluppo e innovazione. Noi siamo un paese che investe troppo poco in ricerca e sviluppo, siamo circa la metà rispetto agli obiettivi dell'Unione Europea, con un 1,5 verso su un 3 che dovremmo raggiungere, e sono soprattutto fonte di occupazione, soprattutto quell'occupazione pregiata che i nostri ragazzi in Italia non trovano e che spesso li spinge ad uscire dai nostri confini. E quindi più le grandi aziende sostengono le start-up, più si crea veramente un movimento positivo per la nostra economia. Benissimo, una chiosa assolutamente pertinente e riassuntiva del tema che abbiamo trattato nel corso di questi 30 minuti che sono veramente volati via. Quindi non posso fare altro che ringraziare i nostri ospiti in collegamento, Alessandra Laksh, grazie per essere intervenuta, e ancora Massimiliano Iocco. Grazie, grazie a voi. Veniamo qui in studio con Lorenzo Di Berardino, una bellissima storia, grazie. Grazie, grazie mille a voi dell'opportunità.
Ovviamente ringrazio per la regia e le riprese rispettivamente Andrea Di Fabio e Francesco Berardinelli, ringrazio tutti i nostri telespettatori per averci seguito e vi do appuntamento lunedì prossimo alle ore 22.